Sindaco, le condizioni meteo di stamattina non aiutano il rilevamento dei dati che occorrono alla protezione civile. Sicuramente non aiuta, e anzi già eravamo stati allertati dal Dipartimento per la precipitazione prevista per oggi, c'è un continuo aggiornamento e ovviamente se le condizioni peggiorano ancora di più questo produrrà inevitabilmente una maggiore instabilità dei luoghi. Qual è la situazione ad oggi, Sindaco? La situazione ad oggi è che c'è un continuo e lento movimento verso valle, quindi si acuisce anche se impercettibilmente agli occhi, ma dai dati che emergono ci dicono questi, verso il fronte di frana. Quindi la situazione è ancora in movimento, è grave. La protezione civile? La protezione civile, come dicevo, è impegnata, che sta monitorando, sta approntando tutti i rilevamenti e le indagini conoscitive necessarie per avere un quadro complessivo della situazione. Si stanno da parte dell'ufficio tecnico e del comune approntando tutti gli altri supporti per espletare queste indagini. Ci sarà montato un monitoraggio dalla parte opposta alla Fontrefana, che per 2 mesi interesserà un rilievo specifico. Altre indagini li sta facendo direttamente la protezione civile, quindi da questo punto di vista veramente non si è stati abbandonati, si è sul pezzo, e ovviamente questo richiede il suo tempo. Fonte di finanziamento? Bella domanda. La prima cosa per avere i fondi, più che i fondi di finanziamento, bisogna creare il presupposto perché essi arrivano, e il presupposto giuridico è la dichiarazione di emergenza, senza la quale ovviamente questa situazione non si risolverà. L'ho chiesto a caldo subito, appena mi sono reso conto dell'evoluzione della gravità dello scenario. Dovrebbe andare in giunta giovedì, così è stato indicato. Si sta lavorando il Dipartimento e noi Comune per completare l'istruttoria tecnica a supporto della richiesta. Se tutto procede bene, giovedì il Governo della Regione delibera, il Presidente della Regione potrà chiedere a Roma la dichiarazione dello stato di emergenza. L'ANAS, il ruolo dell'ANAS in tutta questa vicenda? Allora, oramai sotto l'egida della dichiarazione d'emergenza tutto rientra nella competenza del Dipartimento Civile e della Protezione Civile, quindi l'ANAS può intervenire in un secondo momento e in ogni caso in raccordo con il Dipartimento per la specifica competenza che ha nella sede stradale. Per il resto non ha competenze, se non avendo fatto il sopralluogo, una ricognizione specifica della frana che può interessare l'asse stradale, quindi, ma anche Igiene Civile per esempio, che è venuto prontamente per capire se poteva attivare la propria competenza con la somma urgenza fino a 200.000 euro, ma siccome qui gli interventi sono ben maggiori, ovviamente si è fermato, ha relazionato, si è raccordato con i dipartimenti, e quindi tutto rientra oramai sotto l'egida del Dipartimento della Protezione Civile. Nei tornanti al chilometro 8+4 la sede stradale è minacciata da uno scostamento, da una frana della scarpa della curva. Anche quello l'abbiamo verificato e segnalato prontamente all'ANAS. L'abbiamo non dà nessun presagio positivo neanche quello, perché fra l'altro è in un punto impervio. Comunque pensiamo al bene, evitiamo di pensare a cosa potrebbe accadere. Sì, ma può cadere, però può franare. Può franare. Ecco perché l'intervento dell'ANAS non c'è, ma nemmeno lì è nello specifico è competenza dell'ANAS. Sì, ma non c'è nemmeno una segnalazione di un restringimento di carreggiata. No, e quindi ci stiamo predisponendo per fare una relazione specifica, perché nel giorno di sabato, anche grazie al supporto di tecnici volontari che si sono resi disponibili, con il nostro capo dell'ufficio tecnico, nonché responsabile della protezione civile, si sono fatti dei sopralluoghi specifici proprio su quel punto. Raccolta fondi, il Brass Group e poi c'è una... Ma questo è quello che ci sta rincuorando, perché come dicevi resi in consiglio, accanto a una disgrazia accadono sempre poi... E si scatenano fatti positivi, e così nella vita e così nella disgrazia specifica, quindi si è
avviata di sua sponda, non l'avevamo sollecitata noi, neanche ci pensavamo onestamente, ma ci è stata proposta da questa piattaforma nazionale che è la Eppela.com, che è una piattaforma italiana di raccolta fondi in rete, che si è resa disponibile per fare questa iniziativa. L'abbiamo lanciata, sta producendo ovviamente i suoi effetti, ed è un modo, come ho detto ieri, di fare sentire la presenza. Ovviamente non è che è alternativa o sostitutiva allo Stato, qui è lo Stato che deve intervenire, però la presenza significativa di questa solidarietà può consentire di decidere poi, come consiglio, come giunta, tutto come comunità, di disporre di questi fondi per realizzare o interventi specifici laddove non è coperto tutto dal contributo dello Stato, perché le case, queste persone la dovranno avere un'altra casa, quindi capite bene di che parliamo, oppure di risanamento ambientale, a consolidamento, non lo so, insomma, vediamo poi insieme. Quella del Brass Group è un'altra cosa che ho postato, ho voluto condividere, perché mi è sembrata veramente toccante. Cioè, cosa può fare la Fondazione Brass Group? Musica, offrire la musica non solo per allietare e allievare la condizione di disagio, ma anche per richiamare tutto a un gesto maggiore di solidarietà, mi sembra un gesto considerevole. 21 persone evacuate, dove sono state sistemate? 13 sono nelle strutture ricettive, le altre, una è nella casa di riposo per anziani, perché è anziana, quindi ha bisogno magari di più cure, e le altre sono, hanno provveduto autonomamente presso i familiari. Bene, a spese di chi sosterrà queste spese? Intanto il comune. Il comune è in questa vicenda sta iniziando a mettere tutte le cose che è necessario mettere, quindi per pronto accomodo, con i provvedimenti di sommergenze dettati dall'emergenza, stiamo facendo in modo tale che tutto possa essere garantito, ecco, senza scossoni. Dopodiché, una volta avuto la dichiarazione dello stato d'emergenza, vediamo di rientrare in questo, perché non è che è una cosa semplice, non è che le casse del comune sono così disponibili per affrontare un'emergenza di questo tempo, di questa modalità che durerà per molto tempo.